Eccoci, finalmente si è a pescare, c'ho una voglia muoio. E oggi, come vi ho detto, si va a Torrentino Bellino, parecchio primordiale, e andiamo a vedere di fare qualche bella cattura. Ci saranno Barbie e dei bei capitani, quindi vediamo un po'. Attrezzature super light e super semplici. A tra poco! Siamo arrivati nel primo spot e sono venuto qui perché c'è un po' di vento e qui è un pochino più riparato, quindi magari ci dà un pochino meno noia sull'azione di pesca. E qui è un posto, come vedete, molto risicato, c'è questa piccola pescaia, che chiamarla pescaia quasi un'offesa per le pescaie, però è un bozzettino, una pozzettina dove ci sono dei capitani che sembra impossibile, ma veramente d'Italia. E andiamo a vedere se hanno fame. Per partire userò una Mitchell da 4 metri con una montatura molto leggera, una lenza madre del 10, un galleggiantino della Globe da 0,45, sarebbero quelli vecchi che trovavamo nelle cassette dei nonni, per intendersi, e una Mino del 22. Vediamo. Ovviamente bigattino. Ecco, piccino, ma si è scappottato perlomeno. Capitanellino. Sanpei, pescatore, grandi orecchie scatola, sorriso di sole, Sanpei. Che sarà? Pesce, cane, spada, che sarà? È questione di momenti, abboccherà. Amica tua, una canna fatta di magia, e quell'amo una calamita, impossibile. Allora, ho cambiato perché a canna fissa avevo bisogno un secondino di ampliare un po' il raggio di azione e quindi sono andato con questa Shimano da 2,40 m, una telescopica, e con un mulinello Sienna, sempre della Shimano, 1000 FE, e guardiamo ora un pochino. Prima erano entrati in pastura solo dei piccoli pesciolotti, ora invece sembra siano venuti fuori anche qualche bel capitano un pochino più interessante. Vediamo un po'. Eccolo, finalmente uno un pochino più grosso. Questo comincia, per questa buchettina qui, comincia a essere un pesciolotto bellino. Eccolo, slamato.
pesciolottino di queste dimensioni, bellino, gli ridiamo la via. Stampei, pescatore la sgaragna grappola. Perché devi sapere, caro ragazzo, che esistono varie tecniche di pesca. A cucchiaino, all'inglese, coi bachino, l'ombrico. Poi c'è the queen of the queen, ovvero the king of the fish, la nobile art, che è la mosca secca, la nobile art. Allora, che si differenzia? Perché è the king delle pesche? Perché ci vuole una scuola per farla, che io non ho fatto, ma perché io sono un tutt'uno, diciamo, con la mosca secca. Guarda invece che tecnica, guarda che nobile arte, vedi come volteggia nell'area, vedi? Allora sono qui, parlo piano perché cioè mi vedano da lontano praticamente. Sono in questo fossettino qui e devo fare pianissimo, ragazzi, quindi vi appoggio in terra. Eccolo, un pochino leggermente più bellino. Finalmente, finalmente, forse ci si è fatto a farle entrare un po' in pastura, Capitanellino abbastanza bellino, ricordatevi il posto dove siamo, cioè, siamo veramente in uno specchio d'acqua piccolissimo, quindi calcolate anche questo. Allora, ci si risposta perché essendo tutte buchettine, ragazzi, non è come sta nel laghetto o in un grande fiume, cioè questi sono ruscellini, la pesca nel ruscello è così, si fa chilometri e chilometri, infatti cannina leggera, come vedete non ho solo i bachi, poi ho il tutto dentro il giubbottino perché si fa così, più leggeri siamo e meglio si sta. E ora si va in un'altra buchettina a vedere dove c'è dei bei barbi, bisogna vedere se ovviamente hanno fame, perché oggi mangia solo roba piccola. Che vediamo un pochino come fare. Guardate com'è questo ruscellino qui, è uno spettacolo questo posto, guardate qua, è veramente uno spettacolo. Peccato che è un mangia pesce, però il ruscello è un po' così, Il ruscellino in campagna è così, è come una bella donna, va corteggiata, va corteggiata, va corteggiata e non sai se poi alla fine raggiungi lo scopo. Quindi vediamo un po' come va. Siamo arrivati nell'ultima buchettina, sarà l'ultima perché è già alle 4:30 e dopo farà buio, quindi vediamo un pochino, ragazzi, sono fiducioso, è l'ultima speranza per prendere qualcosa di un pochino più grosso, vediamo. Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me, tu sei sempre mia. Anche quando vado via tu sei l'unica donna per me. Quando il sole del mattino ci sveglia, tu non puoi lasciarmi andare via.
tempo passa in fretta, quanto siamo già. È triste aprire quella porta, io resterò se vuoi, io resterò se vuoi. No, 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 più nessuna ragione di vivere, dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di... Eccoci, allora, la giornata di pesca è finita, anche perché sta cominciando a calare un freddino particolare. Allora, non è stata una grande giornata dal punto di vista delle catture, perché i pesci grossi non sono entrati tanto in pastura. E è entrato qualche cavadanellino, però roba, insomma, non di taglia. Però io la vedo comunque in un modo positivo, perché con 10 euro di bachi sono stato un giorno all'aria aperta, sono stato un giorno immerso nella natura e ho respirato aria buona e sinceramente mi sono anche rilassato in un mondo così frenetico, in un mondo dove si va tutti di corsa, dove siamo sempre tutti alla ricerca di qualcosa che non esiste. Ecco, tutto questo che vedete qui esiste, quindi ragazzi pensate un po' che ci sono tanti modi per vivere la natura, non per forza la pesca, ma è un peccato buttarla via così. Guardate qua, silenzio più totale, ci sono solo io che parlo, cioè a rompere coglioni in questo posto ci sono solo io. Fate voi ragazzi, alla prossima e buona pesca!